Eccolo, eccolo. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Il barbuto è anche sempre piaciuto. Benvenuti in questo nuovo video. Se mi vedete un po' tramortito è perché stanotte ho fatto diretta fino alle 5 del mattino. Grazie a tutti quelli che vengono in diretta anche di notte, siete i migliori. Nello scorso video, che è durato 4 minuti e 20 esatti, mi avete detto che preferite video lunghi, video di 10 minuti dove comunque faccio tante cose. Quindi oggi ho deciso di fare di nuovo un video lungo di 10 minuti dove faccio tante cose. Lì, come vedete, ci sono un sacco di scatoloni ed è tutta la roba che avevo lasciato qui e non avevo ancora portato nella mia casa a Milano, perché io vivo a Milano e questa settimana sono venuto a trovare i miei. Quindi guarderemo un po' di robe che ci sono in quegli scatoloni, perché sono tutte cose vecchissime di quando ero piccolo, quindi tireremo fuori un po' di ricordi. E poi è arrivato il momento di togliere queste treccine. La cosa mi spaventa perché mi hanno detto, so che tirando via le treccine avrò dei capelli orribili, riccissimi, e perderò tanti tanti capelli. Questa cosa mi spaventa, questa cosa mi spaventa. Non voglio perdere i miei capelli, è una delle mie fobie. Sicuramente diventerò pelato da grande, con tutte le tinte che faccio, e anche perché ho paura. Mi raccomando, se sei nuovo, iscriviti e commenta con hashtag nuovo iscritto, perché cercherò di darti il benvenuto mettendo un cuoricino. Ora andiamo a vedere un po' cosa c'è dentro questi scatoloni. Allora ragazzi, oh mio Dio, allora, my fucking god, questa è la telecamera che c'è un botto di controluce, ecco qua. Allora, qua ci sono gli scatoloni, vediamo un po'. Una mascherina petacolo? Una mascherina petacolo? Questa non è vecchia. Una felpa petacolo? Spoiler? Cosa? Spoiler? Link in bio ovviamente per tutto il merch e le nuove collezioni petacolo. Primo commento, link in descrizione. Allora, iniziamo ora seriamente a vedere cosa c'è dentro questi scatoloni. Allora, qua abbiamo un Nintendo DS con Nintendox, la confezione di Nintendox. Oddio, no vabbè, poi ci avevo attaccato l'adesivo delle Wacos. Commentate, fatemi sapere se anche voi giocavate con Nintendo DS. Io ce l'avevo verde, chissà se va ancora. Vabbè, ovviamente sarà scarico. Wow, mi sta tornando voglia di giocare ai Pokémon. Quanti di voi giocavano ai Pokémon da piccoli sul Nintendo? Poi, qua abbiamo vari DVD, Pirati dei Caraibi, Harry Potter, Jack X per PlayStation 2. Mamma mia che bello che era questo gioco. Poi qua abbiamo ricordi, un album fotografico, credo, fatto da me. Oh mio Dio, qua ci sono delle letterine, penso da qualche mia fidanzatina dei tempi. No, da una fan. Wow, io tengo tutto raga. Oh mio Dio, qua ho tutti i disegni che mi mandavano le mie fan, ce li ho tutti, i primi disegni che mi mandavano anni fa. E qua inizia ragazzi l'album delle foto. Qua abbiamo un barbuto sempre piaciuto con in mano un pallone, non ve la faccio vedere perché tanto è tutta scura. Ma che album è? Non c'è neanche una foto. Oh mio Dio, cosa ho appena trovato. Questa è una foto con un cantante, non so chi di voi ascoltava i Dari. Questo sono io, guardate che capelli. Vale, come stai? Vale, questo po', ma cosa fai? Quelli là. Oh mio Dio, ero super fan. Poi vediamo un po', vediamo un po'. Oddio, qua c'è un album del wrestling. Però dentro c'abbiamo le carte di Yu-Gi-Oh! Oh mio Dio, non ci credo. Non so quanti di voi giocavano a Yu-Gi-Oh! Però qua c'ho il mago nero. Oh mio Dio, tutte le carte di Yu-Gi-Oh! Ne ho tantissime. Queste se le rivendo faccio i peggio soldi, eh. Attenzione, eh. Attenzione, eh. Qua ho il mio quaderno dei disegni, facevo i disegni. Non mi ricordo come si chiama questo cartone animato che facevano in televisione, tipo reality show se non sbaglio. Qua io disegnavo tutti i personaggi. Sto volando altissimo. Quanto ero bravo ragazzi, sono uguali. Mamma mia, sono uguali raga. Che spettacolo. Che bello vedere tutte le vecchie cose. Qua ho delle fotografie stampate. Se non mi metti a fuoco ti meno. Quando a Milano c'era Abercrombie, non so se lo fanno ancora, tu potevi fare le foto con le modelle e te le stampavano, tipo Polaroid. Vedete, io aspettavo che cambiava la modella per farci la foto. Questa qua non è tanto carina. Questa invece sì, molto bella. Oh mio Dio. Qua invece c'ho le carte dei Pokémon. Attenzione, attenzione. Anche queste qua se le rivendo faccio i soldoni, eh. Mamma mia, ne ho tantissime. Mamma mia. Io giocavo un botto alle carte Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, tutte le collezionavo. Poi qua ho varie cose a cui ho partecipato nei primi anni della mia carriera. Su YouTube c'ho Games Week, questo non mi ricordo di dove sia. Tengo qualsiasi cosa. Avete presente quando voi avete un botto di robe vecchie che finiscono in cantino comunque negli scatoloni, che non usate più, però dite vabbè, però non mi va di buttarli perché sicuramente mi serviranno a qualcosa. Cioè comunque ci siete legati per tantissimi ricordi, no? Finiscono lì, poi non li vedi per anni e poi quando li
li vedi e dici: oddio. Va bene, le altre cose sono tutti CD e robe. Magari se vi piace posso farci un video dedicato, perché c'ho tantissima roba. Ora andiamo a togliere le treccine. No, aspettate, questa ve la devo far vedere, raga. The Last of Us, questo è il mio gioco preferito per PlayStation. E ho tenuto la scatola, mamma mia, ero super patito. E qua ho la scatola della prima fotocamera che ho usato per registrare video su YouTube. Questa è stata la mia prima fotocamera. Madonna, quanta roba. Ho tantissima roba, raga. Ok, è arrivato il momento di togliere le treccine. Spero di non perdere troppi capelli. Allora, ora leghiamo. Oddio. Le tolgo perché sta iniziando a farmi malissimo, raga. Poi non riesco più a pettinarle. Cioè, guardate qualche roba. Vabbè, ragazzi, ormai queste treccine hanno vita propria. Iniziamo. Ah, che male, che dolore. Ecco, vedo già i capelli rimanermi in mano. Ho tolto le treccine, ma rimangono comunque legate. Incredibile. Ah, oddio, sto perdendo tantissimi capelli, raga. Ah, che male, che dolore. Non so se si faccia così. Oddio. Aia. Raga, non riesco. Questa è gigantesca. Ah. Vi piace vedermi soffrire in questo modo? Ok. Quante ne mancano ancora, raga? Sto sudando dal dolore. Ah. Mio Dio, sto perdendo un botto di capelli, raga. Oh, questo è venuto via subito. Ma quante ne ho? Oddio. Ci siamo quasi, forse. Non lo so. No, ce n'è ancora. Il brutto verrà quando dovrò pettinarmeli. Ok. Ne ho ancora tantissime. Io voglio tutti i commenti che ho scritto. A un certo punto Barbuto dice c'è del video in questo Ok, dovrei aver finito. A meno che non ce ne sia qualcuno ancora qua dietro, che sono quelle che se ne vengono più facilmente. No, ho finito. Ok, ora andiamo a pettinarci e vediamo quanti capelli ho perso. Ok, mi sto guardando ora allo specchio e sono davvero imbarazzante con questi capelli. Ok, la spazzola ce l'abbiamo. Diamo via alla tortura. Ah, aia, 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 aia. Ho malissimo. Aia, aia. Oddio. Oh mio Dio. Ah, cazzo, qua ce n'è ancora una. Mia, che dolore, raga, che dolore. Forse ne devo prendere uno più piccolo. Sperato questo tipo. Ah, oh mio Dio, sto soffrendo tantissimo, raga. Madonna, raga, sto perdendo tantissimi capelli. Forse devo bagnarli un po'. Non farò più le treccine in vita mia. Cheat. Come quando ho detto non mi tingerò più i capelli, poi. Che dolore, raga, non potete capire. Cioè, non lo so, magari vi siete fatti le treccine anche voi. Però non so se le sto togliendo nel modo giusto. Sembra che ho appena preso una scossa, raga. Cavolo, non me li ricordavo neanche così lunghi i capelli. Oddio. Sembro Frankenstein. Si è incastrata. Ok. Ragazzi, questo sono io dopo le treccine. Forse era meglio prima. Guardate se faccio così. Ho i capelli decisamente da matto. Ora vi faccio vedere i pettini. Allora, questo è uno. Vediamo se mette a fuoco. Non si vedono. Qua, come potete vedere, ci sono capelli ovunque. Non so se riuscite a vedere, ma guardate, è pieno di capelli. È pieno zeppo di capelli, raga. Guardate questo, questo si vede di più. Guardate, c'ho i capelli che scendono addirittura sul pettine. Ne ho persi tantissimi. Dato che sul pettine non si vedevano, aspettate che spengo la luce così si vedono ancora di più. Li ho tolti anche per pulire il pettine, perché era una roba orrenda. Raga, guardate quanti cavolo di capelli ho perso. Diventerò calvo, probabilmente. Bene, raga, me li sono legati perché erano davvero imbarazzanti. Ne ho persi tantissimi, non dovevo farlo. Cioè, non è che non dovevo togliermi le treccine, non dovevo proprio farmele. O forse ho sbagliato il modo in cui me le sono tolte. Però è risaputo che quando ti fai le treccine poi perdi i capelli. Ok, bene. Quindi spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, fatemi sapere il vostro parere, rispondete a tutte le domande che vi ho fatto durante il video. Noi ci vediamo con un prossimo video venerdì, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 qua sul mio canale esce un nuovo video. Ciao belli.